Parlare di Freddie Mercury, il celebre cantante del gruppo inglese Queen, ucciso dall'AIDS 4 anni fa. La rockstar scrisse e incise canzoni sino a poco prima di morire, canzoni che ora sono state pubblicate in un album. Sentiamo Angelo Angelastro. I don't want to sleep with you. I don't need the passion to. Non incise altre canzoni dopo quella che state sentendo, Freddie Mercury. La malattia, che miracolosamente non aveva danneggiato la sua voce, progredì di lì a poco e lo condusse alla fine. Mother Love, questo è il titolo della composizione, è dunque l'addio di una rock star, un addio senza disperazione, nel quale tuttavia vengono comunicati sentimenti da uomo comune, lo stupore per la freddezza del mondo, il rifiuto della pietà, la nostalgia dell'amore materno. Hanno atteso 4 anni i Queen prima di incidere l'album con le ultime canzoni del loro leader, forse per sfuggire alla prevedibile accusa di voler sfruttare commercialmente il tragico evento. State vedendo il video realizzato per l'occasione. A quanto sembra, tuttavia, fu proprio Mercury a desiderare un album postumo. Continuò fino all'ultimo a... Nel momento culminante della nostra classifica, qualcuno mi fa notare, sì, ti tieni sempre a fianco Martina, ma la numero uno la dici tu. E allora questa settimana la numero uno ce la dice Martina Colombari. Alla numero uno di questa settimana troviamo l'indimenticabile voce di Freddie Mercury con i suoi Queen e Made in Heaven. L'appuntamento è a domenica prossima, ore 12:15, su Canale 5 per Super, la classifica dei dischi più venduti della settimana. Ciao, vi aspettiamo. Ciao, ciao. In these days of cool reflections, you come to me. Everything seems alright in these days of cold affection. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Notiera e suona la sua armonica. No, è strano, è in un periodo in cui forse non ha nuovo Bruce Springsteen. Ma adesso siamo giunti al numero uno. E al numero uno troviamo quelli che c'erano la settimana scorsa. Sono i Queen con Made in Heaven. Però noi ci vediamo a Winterthale. Una bella favola d'inverno per finire. Ricordate, questa è la numero uno. Ma vi diamo appuntamento la prossima settimana, domenica, 12:15, Canale 5 per Super, la classifica dei dischi più venduti della settimana. Ciao! Vi aspettiamo! Ciao, ciao! It's winter fall. Red skies are gleaming. Am I dreaming? Am I dreaming? The night draws in. There's a silky moon up in the sky. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. So quiet.
alla più grande new entry di tutti i tempi. Loro sono i Queen. Manca Freddie Mercury, però Heaven for Everyone è sempre il numero one. Bang! This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun.